Buon salve a tutti e benvenuti a questo ennesimo tentativo di registrazione della mia video recensione dello Steam Deck che ho ricevuto a metà dicembre, e quindi oramai dopo un mese possiamo dire qualche parola, sperando che il video non venga troppo lungo. Quindi decido di mandarvi subito il video che feci appena arrivato dell'unboxing, che ha questo bellissimo blocco dalla custodia per l'apertura, dovrebbe garantire la qualità, tutto così risulta sigillato. Allora, è appena arrivato, lo sto aprendo, quindi c'è un po' di casino perché sono in ufficio qui e sto facendo una ripresa così al volo. Ho solo aperto lo scotch qui dalla scatola, quindi non so quello che c'è dentro, onestamente. Allora, abbiamo un bel cartellone che ci dice: attenzione, in varie lingue, a prova di utonto, come si accende. Quindi vedete, c'è della gente che non sa accendere gli apparecchi. Dietro che abbiamo un po' di puzzanti, niente di che. Che abbiamo? Allora, abbiamo, direi, cominciamo dall'ABC. Qui c'è l'alimentarozzo della Valve, ovviamente, che è da aprire con lo scotch, ma è un alimentatore, quindi chi se ne frega di aprirlo. Abbiamo qui invece la vera scatola dello Steam Deck, che è la custodia, e vediamo se con una mano riesco ad aprirlo. Sì. Ci troviamo, quindi ho tolto la busta, non vorrei qualcuno dice: se non hai fatto lo stile unboxing come si deve, sei una persona cattiva, brutta. Quindi no, facciamo le cose fatte bene. Allora, c'è questa maledetta cosa di carta che ti dice qualcosa, ma noi siamo nerd, quindi onestamente quello dice qua in n.000 lingue sono solo le classiche attenzioni e cosa contiene. A noi non ce ne frega niente di tutto questo. Allora, vediamo un attimo qui. Certo, sto leggendo adesso qui che dice le vari modi cui si può utilizzare il sottomarino, stavo leggendo sulla ruota panoramica, baccate, insomma. Ah, ovviamente qui è chiuso da questa cosa di sicurezza. Ecco, ho tolto, punto, cacchio sta la videocamera, eccolo. Cosa devo fare per non avere problemi sui social e spiegare tutto passo passo? Ecco qui lo Steam Deck, come potete vedere in tutta la sua gloriosità, è veramente cacchio sottile. Questa credo che sia il panno per pulirlo, però è sottile, cioè è veramente sottile. Il click sembra decente, anzi è tutto da... ci devo giocare ovviamente, provarlo. Abbiamo visto l'unboxing e ci saranno altri video che ho filmato sempre con il cellulare durante l'uso per mostrare alcune cose probabilmente mentre parlo. Quindi passiamo subito alla scheda tecnica, che io ho preso gli appunti perché non mi ricordo tutto, e procediamo, anche perché non è che sono così abituato a fare recensioni. Se avete visto quella del mio portatile l'anno scorso potete vedere che io insomma le faccio alla mano e mi preoccupo solo di alcuni dettagli. Quindi stavolta ho cercato di farla fatta bene. Allora, la prima cosa da vedere è che lo schermo è in 16 decimi, ha una risoluzione massima di 1280x800 e quindi i videogiochi poi vanno configurati in modo adeguato. Ma quando viene inserito sulla dock station, siccome riceve un'alimentazione più potente, possiamo dire che si può configurare senza problemi, perché l'ho provato, una risoluzione 1920 per quello che è, che non mi ricordo, e quindi diciamo non ha più problemi da questo punto di vista, perché fornisce un'alimentazione, perché la batteria qui dovrebbe essere da 20.000 mAh. E questo caso è il modello più costoso, perché ha un vetro acidato da parte che 7 pollici, però dovrebbe essere più resistente e più lucido, oltre ad avere un SSD 2 più capiente da 512 giga, e quindi la RAM è la stessa da 16, però offre più spazio, considerando quanto pesano certi videogiochi, male non è. La cosa che a me è piaciuta di più è l'alimentatore, che è da 45 watt, quindi se voi usate il vostro da cellulare vi ci vorranno almeno un paio di giorni per caricarlo e non ve lo consiglio. E non vi consiglio di usare l'alimentatore di questo su altri dispositivi, giusto per evitare qualunque tipo di problemi. Ah, come possiamo vedere, moltissimi pulsanti dorsali qui sopra. Questa è una delle ventole da reazione come quest'altra. Abbiamo come preso tanto quella di USB-C e jack, e la scheda SD che tutti ricordano di toglierla se si vuole smontare, che smontarle, quindi aprirlo, invalida la garanzia, ma in tanti modificano ad esempio la scocca oppure ci fanno altre modifiche. Tanti prendono delle custodie aggiuntive che gli danno tipo un hub, un USB aggiuntivo, una batteria e altre cosette.
altro abbiamo? Allora, abbiamo due touchpad. Di solito questo a sinistra non è utilizzato per il mouse, però si può configurare naturalmente, viene utilizzato per i menu rapidi. In base al movimento qui sopra c'è un'azione che tu configuri come una combinazione di tasti. Questo è utilizzato come touchpad e hanno una risposta fisica, cioè vibrano quando viene, diciamo, preso in azione, ecco. Abbiamo questo tasto che dovrebbe servire per la dockstation, per switchare lo schermo, perché quando è inserito dockstation si spegne lo schermo e passa direttamente a quella televisione via HDMI. Abbiamo poi ovviamente i pulsanti di menu. Il pulsante di spegnimento non spegne, vai stand by, è utile per accenderlo. Per spegnerlo conviene farlo da qui, perché non ci sono mai riuscito a spegnerlo andando qui. Vai stand by e poi non te ne accorgi. Questo viene mappato come tasto ESC con tastiera e questo come tasto Tab, se vogliamo fare precisi. Poi abbiamo qui vari controller come in tutti i gamepad e ovviamente ha anche uno giroscopio. Qual è l'importanza di avere tutti questi controller? Perché significa che ci puoi giocare a qualunque tipo di videogioco e mapparli come ti pare. Infatti, passando alla questione della mappatura, qui abbiamo due pulsanti che sono in più, che sono lo Steam e questo. Questo apre il menu a destra, che ha oltre a tutti i plugin di Dekiloader, ma ci arriviamo, gli amici, ti dice se vuoi regolare la luminosità, staccare wifi, altre cose del genere. E entrambi i menu sono posti in overlay sul videogioco. Questi sono entrambi web, cioè tutta questa interfaccia che voi vedete in questo momento è puramente web. Questa che vediamo di qua è il menu dove si può passare un gioco all'altro, e quando un gioco è avviato permette di cambiare le impostazioni del controller che Steam passa a quel videogioco, oppure di passare da un programma all'altro aperto in questa modalità. Cosa significa? Che voi potete mappare qualunque cosa come volete. Ad esempio, potete dire: voglio avere sia questi come controller che questi riconosciuti come mouse. Oppure lo Steam Deck deve far credere al videogioco di avere mouse e tastiera, quindi questi non funzioneranno, ad esempio. E si possono mappare questi a qualunque tasto che volete, del tastierino numerico, della tastiera, eccetera. La differenza è che se io gli dico la mappatura gamepad, il gioco mostrerà A, B, eccetera come tasti. Se invece metto mouse e desktop, mostrerà i tasti configurati a livello di tastiera. Quindi non è niente rivoluzionario, ma è molto potente perché permette di mappare ogni singolo gioco come voi volete. E potete anche scaricare mappature già belle fatte dalla comunità. E vi dice in quel caso anche il numero di ore di quel gioco in cui è stato utilizzato. Quindi voi potete anche sperimentare, cioè scarico la mappatura, mi ci trovo bene, oppure la modifico, oppure me ne faccio una da zero. Io ho potuto sperimentarlo con strategici, giochi classici di piattaforma, sparatutto e anche di terza persona in cui si mena, mettiamola così. Quello con cui lo sto testando di più in questo come controller è Gotham Knights, che è un gioco AAA e quindi ha delle peculiarità a livello di hardware che consuma la batteria, anche perché è un gioco ancora ad oggi uscito a ottobre che non è ottimizzato, ha dei problemi di prestazioni a prescindere dal dispositivo che sia. L'ho provato con Peggle, Castle Crashers, sono giochi di 10 anni fa, l'ho provato anche con Wolfenstein 3D, quindi cioè gira tranquillamente bene, perché non dobbiamo dimenticarci che questo è un computer soltanto messo in una scatola del genere che ha questa interfaccia che si può estendere. Ma adesso ci arriviamo, perché se no sto già perdendo, diciamo, il filo. Una peculiarità che ho notato subito, perché appena preso io mi sono messo a scaricare i giochi e mentre stavo scaricando i giochi volevo giocare, bisogna disattivare perché altrimenti lui non li scarica mentre sta giocando per non pesare sulla macchina. Quindi sta a voi dire che sto scaricando Doom Eternal, che sono 60 passa giga, forse è il caso che gioco un giochetto leggero che non mi stressa l'hardware, tipo Peggle, allora nel mentre scarica, giusto per non perdere troppo tempo. Quindi, avendo accennato tutto questo, possiamo parlare del fatto che quando si scarica un videogioco, oltre ai file del videogioco, scarica anche i cosiddetti shader, che sono delle texture ottimizzate per il dispositivo. Ora, io non l'ho approfondita questa cosa, però ve li scarica in più. Di solito lo fa sia per i giochi verificati che non. I giochi verificati ad oggi per lo Steam Deck sono 7000, che hanno il badge da Steam, che comporta questa cosa che adesso vi faccio vedere, ovvero per ogni videogioco. Lui ti dice quali sono perfetti per il deck, quindi hanno passato tutti i controlli di qualità e girano senza problemi, ma anche che non abbiano problemi di lettura, perché noi avremo questa scheda tecnica di compatibilità che ci dice se è facile giocarci.
Di solito la maggior parte dei videogiochi non hanno grossi problemi se non a livello di testo, che può essere piccolo perché dopo tutto è pensato per una risoluzione che si vede su uno schermo molto più grande e quindi non uno schermo così piccolo. Ad esempio Gotham Knights è affetto da questa cosa. Ho dovuto abilitare nel menu accessibilità i testi più grandi solo per i sottotitoli, però non per il resto, che non si può fare, quindi bisogna un attimo pensarci. Un'altra problematica che può succedere in certi videogiochi è che ti chiede di aprire la tastiera. Quindi la tastiera che viene mostrata è in overlay, è una versione web pure quella, e quindi bisogna un attimo pensarci, perché non è pensato per alcuni giochi. Prendiamo il classico caso di Wolfenstein 3D, non era pensato ovviamente per un sistema del genere, quindi si può scrivere il nome e ti deve aprire la tastiera che è al di fuori del videogioco, però te la mette sempre in overlay. Ci sono ad oggi nella top 1000 dei videogiochi Steam, il 14% è verificato per Steam e il resto 24% è giocabile, però non è confermato da Steam, perché ogni videogioco, per dire io qui ne ho 66, solo 17 sono perfetti per il deck, altri no. Quindi per dire, se io prendo Batman Arkham Knight, vediamo che non ha informazioni sul gioco, non è supportato perché non è supportato da Steam, ma se ne prendiamo altri dirà che, per dire, sempre della serie Arkham, prendiamo Arkham City, che è addirittura più vecchio, ci dirà che c'è il launcher che può dare fastidio, perché prima del videogioco c'è un launcher aggiuntivo, perché quando si è in questa modalità di videogioco, i vari programmi non sono con la classica barra di trascinamento, con la X, no, perché stiamo sotto Wayland, viene mostrata direttamente qui in mezzo, quindi se quello schermo, quell'applicativo si sviluppa in altezza, ad esempio, si vede male perché è piccolo lo schermo. Se fosse su monitor anche o sulla stessa risoluzione sarebbe molto più leggibile e interattivo, quindi vengono fatte queste segnalazioni. Però la differenza tra i giochi AAA è che questo computer ce la fa a farci girare, però bisogna un attimo taroccare le opzioni, perché con la batteria non ha la potenza giusta, succede anche con i portatili, quindi mettendo la dock station si guadagna. Infatti tanti questi l'attaccano alla dock station, alla televisione, utilizzano i controller, oppure questo lo appoggiano da una parte e utilizzano un controller esterno. Sono gusti, questo ha un certo peso, un chiletto almeno lo fa, e io ne ho installati ad oggi 14, ma ne ho provati diversi, quindi posso dire che ad esempio con Wolfenstein 3D, che è uno sparatutto, ho potuto giocare con i controller senza problemi, perché non ha l'asse Y e io non gliela faccio utilizzare i FPS con il gamepad, ho bisogno di mouse e tastiera. Se prendiamo Duke Nukem 3D invece ce l'ha e quindi faccio cagare, anche se con il computer non ho avuto questi problemi con il mouse e tastiera. Quindi questa è la questione un attimo dei videogiochi. Però questo, essendo una macchina con Linux, si può modificare anche pesantemente, nel senso che, quindi arriviamo alla parte un po' complessa, nel senso che questo software è un'immagine. Per chi conosce Linux, un'immagine, un sistema operativo è una, non è solo i file dell'applicativo, ma è tutta l'immagine a livello di partizioni, di file già installati e tutto il resto. Questa macchina è divisa in quattro partizioni, di cui una si trova nei videogiochi scaricati, l'ambiente di sistema, la partizione della cartella home, ovvero delle configurazioni dell'utente, e quindi quando noi aggiorniamo la partizione dove si trovano tutti i file di sistema, tra cui il client questo qui e il kernel Linux, vengono azzerati e sostituiti con i nuovi. Quindi quando si passa alla modalità desktop, che si fa dal menu andando on off, cioè passa alla modalità desktop, si arriva in un ambiente completamente di KDE, che siamo già abituati a vedere, dopo tutto è quello KDE, non è che cambia, e ha infatti il classico, la barra là sotto, dove c'è KDE Discover, che permette di installare gli applicativi in formato Flatpak, e quindi voi potete installare tutto quello che volete, da Firefox, Discord e così via, anche se Discord è una versione web pensata per desktop, con qui touchscreen, col fatto che è piccolo, è veramente difficile da usare. Però voi qui potete installare tutti gli applicativi che volete e si aggiornano pure, adesso per dire, a me mi segnala 16 aggiornamenti di vari software, che adesso se potrei provare ad avviare l'aggiornamento, quindi riprende e comincia a scaricare tutti questi software che io ho installato nella versione desktop. In questo caso di cosa si tratta? Vediamo ad esempio Discord, Proton App Qt è un applicativo che permette di installare altri applicativi che va installato da terminale con un comando, e permette di installare The Keyloader, che è questo applicativo che adesso è semplificato, adesso si può andare sul repository di GitHub, c'è un file che voi piazzate ad esempio sulla schedina SD, che era la soluzione più semplice,
e in automatico vi permette di modificare l'interfaccia web che abbiamo visto mettendoci dei plugin. Ad esempio, io ho messo il badge di ProtonDB, dopo lo faccio vedere che adesso sono a modalità desktop e altre cose. Poi c'è anche di cambiare l'animazione di avvio, che è un video. C'è un sito che li raccoglie, tu puoi prenderti e scaricare da qui direttamente. Abbiamo poi altri applicativi qui che puoi installare, ProtonApp Qt, che secondo me sono molto ancora più interessanti, ovvero Emudec, no, va installato a parte, ci arriviamo dopo. L'altro applicativo è LuxTorpeda, che praticamente è un lanciatore sostitutivo, ovvero sulla modalità compatibilità, come ha finito di scaricare, ve lo faccio vedere, si può passare e impostare di usare LuxTorpedi, per esempio, per Wolfenstein, Duke Nukem, Doom, quelli storici, e in automatico ti suggerirà di utilizzare un applicativo alternativo o una cosiddetta reimplementazione open source. Quindi potete usare in Wolfenstein e CWolf 3D, in Duke Nukem addirittura ne avete 3, Ray, ZDuke 32 e così via, e in automatico sostituirà il binario, però utilizzerà i file di sistema del gioco e vi risulterà come ore dentro Steam. Praticamente è aggiornato tutto nel mentre, quindi possiamo anche passare la modalità gaming, perché questa è la desktop mode dove avete il lanciatore, avete anche il pulsante per lanciare il client Steam che noi siamo abituati a vedere su Windows, Linux nero classico, che è molto più complesso e avanzato rispetto al normale che vediamo su Steam, diciamo, e il Return to Gaming Mode. Quindi questo è un ambiente desktop che io sconsiglio di utilizzare per lavoro, perché è un'immagine. Quindi se voi dovete installare molti programmi che ad esempio sono su Flatpak ma sono sui repository Arch Linux, come io ho dovuto fare per avere per esempio i driver Razer, e farò vedere video per poter utilizzare i dispositivi loro su Linux, lo dovete installare ogni volta, perché va a compilare dei file per il kernel e piazzarli in quella partizione per forze di cose in cui voi non avete i permessi di scrittura. Vanno abilitati con un comando e poi potete fare quello che volete. Ma al prossimo aggiornamento di SteamOS vi ritrovate tutto resettato, i file, non le configurazioni vostre, che sono su un'altra partizione che non viene toccata. Quindi io non lo ritengo molto utile per lavorare, perché se dovete passare il tempo a installare applicativi di sistema e altre cose, ogni volta dovete ricominciare, dovete fare uno scriptore, anche perché vengono rilasciati almeno un paio di aggiornamenti di sistema su questa macchina. Quindi passate il tempo ad aggiornare cose. L'altra peculiarità è che potete mettere Emudec, che è un applicativo che praticamente è una versione modificata di HyperArch, con già le mappature già predisposte per lo Steam Deck, e vi permette di installare anche dei emulatori aggiuntivi, ad esempio Yuzu, che è l'emulatore per il Nintendo Switch. Esatto, potete giocare ai giochi di Nintendo Switch qui, che quindi praticamente questo sembrerebbe un clone a questo punto, e sbizzarrirvi. Emudec, tra l'altro, installa anche un cosiddetto scanner che vi permette di generare l'elenco dei videogiochi che avete dei vostri emulatori, e vi mette direttamente dentro l'interfaccia di Steam. Quindi non dovete passare alla modalità desktop per avviare i videogiochi che avete già scaricato, messo sulla scheda SD. Dovete solo farlo quando volete aggiornare questo elenco, perché ha bisogno poi l'interfaccia di essere riaggiornata. Vedete l'animazione che ho cambiato con una Duke Nukem, giusto perché così la sento quando è partito. Altrimenti va un suono che secondo me non si sente. Infatti, se passiamo alla libreria, qui vediamo che io ho un menu collezioni che sono aggiuntive, vedete, sono degli emulatori. E poi non di Steam, ovvero per dire ci ho messo Firefox, alcune ROM che ho scaricato, Open Roller Coaster Tycoon 2 l'ho installato come Flatpak nella modalità desktop, ma la lancio da qui. E c'è infatti Steam ROM Manager, che questo permette di aggiornare questo elenco qui e di scaricare le copertine, bla bla bla, e ve le inserisce qui direttamente. In Emudec poi voi potete decidere quali emulatori volete installare. Quindi non li volete tutti quelli di RetroArch, va bene, chi se ne frega, vi installate solo quelli che volete, senza pensieri. Quindi io consiglio di mettervi le ROM nella scheda SD, che va detto deve essere formattata in XT3 se volete che venga rilevata in automatico, altrimenti dovete passare a modalità desktop, montarla, che ve la fa vedere a livello di sistema operativo, e poi trovate file. Su Windows bisogna installare i driver per fare il sistema XT3, su Linux ovviamente neanche ve lo sto a dire che funziona tutto bello e pulito. Mi stavo scordando che ProtonApp installa, oltre a LuxTorpeda, che adesso faccio vedere come l'ho configurato su Wolfenstein 3D. Ecco, Wolfenstein 3D, andiamo nella modalità compatibilità, qui proprietà, imposto LuxTorpeda, vi chiede quale applicativo volete utilizzare, ovvero in questo caso io ho già configurato la versione open source che in automatico vi scarica lui. Poi un'altra cosa è il Steam Tinker Launch, che è una versione dopata di un lanciatore che è tutto sviluppato, questo in Python Qt, pure questo, che vi permette di
Ad esempio, avviare un applicativo in contemporanea al videogioco. Ad esempio, volete un trainer, volete Cheat Engine, oppure volete che prima del lancio del gioco vi lanci un mod manager, ad esempio quello per nexusmods.com, che certi videogiochi utilizzano pesantemente. Lo potete fare e ve lo farà questo software, che è un applicativo che vi mostro ovviamente qui, che ha una configurazione pazzesca per fare tutte queste cose in automatico al posto vostro. Dovrei aver parlato di tutto a questo punto, perché ho sviscerato secondo voi quali sono i fattori salienti. La qualità spettacolare perché ve la spara la qualità audio, scusatemi, è spettacolare perché ve la spara direttamente qui davanti. E vi posso dire che dopo un paio di ore di gioco questo comincia a pesare, ma è un dato di fatto, dopo tutto pesa, perché pesa. I giochi, quelli vecchi, funzionano senza problemi, perché se funzionano su Linux funzionano anche qui. Questo è soltanto un computer messo sotto scatola diversa. L'unica cosa differente rispetto a un computer con Linux sono i controller che vi dà già qui. Ma la mappatura è spettacolare perché vi permette di configurare il giroscopio contemporaneo. Ci sono persone che utilizzano la modalità Flickstick, che praticamente significa che oltre ad avere i controller, utilizzano il giroscopio con una piccola sensibilità configurata per fare quel ritocco di sensibilità nel puntatore che gli può essere utile. Io l'ho provato anche con dei strategici, ad esempio Tropico 5, che tra l'altro è nativo Linux, con il touchpad qui e quello dello schermo, perché è pensato anche per funzionare da controller come videogioco, quindi riconosceva questi tasti come controller e questi come per muoversi nello schermo, quindi sono riuscito a giocarci senza grossi problemi, e questo lo permette perché è un ambiente completamente nativo. Esistono cover di silicone, io adesso ho ordinato un set di adesivi per renderlo bianco in modo tale che posso riconoscere meglio dove sono i tasti, perché se giocate come me, voglio essere più immersivo al buio, si vede solo lo schermo e voglio poter vedere dove sono i tasti, tante volte sposto la mano e così via. Quindi si possono anche fare queste cose. Io credo di aver detto tutto, se non che possiamo dire che è un po' scarno a livello di impostazioni, perché è soltanto l'interfaccia per questa qui, che è una versione tutta React, qui che vi permette proprio di configurare il comportamento qui. Normale, secondo me, ha la carenza di un sistema speech to text, perché ha anche il microfono. Quindi, se io volessi tipo usare la chat, devo aprirmela a schermo, oppure devo avercela a parte, Bluetooth, eccetera. Quindi è veramente un po' fastidioso. Se avessi avuto un speech to text e questo potrebbero integrarlo in un servizio, io potrei scrivere in automatico, perché ovviamente c'è anche la chat vocale. Però è molto scomodo. Dopotutto abbiamo un microfono. Per cosa lo usi il microfono così? Per Discord oppure per la chat integrata di Steam. Però Discord, come ho detto, è veramente scomodizzare. Non so se Discord si vedrà qualcosa per raggiungere il supporto migliore, oppure non lo so, onestamente. Però c'è. L'ambiente è così, ovviamente in italiano, e ha tutto quello che pensate che si possa fare tranquillamente con il client Steam. Eccolo, c'è, vi dà lo saldo, vi permette di vedere i videogiochi, anche non vi permette di cioè, potete passare al negozio che vi passa la versione web di Steam, soltanto che è un'interfaccia un po' ottimizzata, possiamo dire, in uno schermo del genere, e potete addirittura comprare i videogiochi da qui. Quindi è pensato apposta per avere tutto qui dentro. E si integra con il cloud di Steam per il caricamento dei file, tutto quello che sia. Io l'ho provato con mouse e tastiera per sparare tutto pesantemente su Deathloop, ho provato anche in multiplayer, sia come per esempio Castle Crashers oppure Golf With Your Friends qui, che funzionano tranquillamente riconoscendolo come un controller. L'ho testato un multiplayer con lo sparatutto come HyperCharge Unboxed, ha funzionato con la Dockstation senza problemi collegata a un televisore. La Dockstation dovrei aver già mostrato il video come è composta. Secondo me ha l'unico difetto di essere troppo piccolo, ovvero se non lo infili bene non ci entra, perché gli hanno fatto un dentino veramente molto sottile. Che altro vi posso dire? Beh, è il caso di pensarci se vale la pena di acquistarla, anche perché esistono i cloni, ad esempio, di Unbernic, perché esiste SteamOS, dopo tutta la distribuzione Linux con Steam preinstallato, modificato, che è un clone di questa a sua volta e che ha delle caratteristiche diverse. Quali sono? Onestamente, non lo so, perché non me ne sono interessato più di tanto. Vale la pena comprarlo? Beh, dipende da voi come volete giocare al computer e cosa ci volete fare, perché per certe cose ha senso. Certo, se lo utilizzate per sparatutto, lo utilizzate sempre nella Dockstation, a quel punto utilizzate una workstation vera con una scheda Nvidia, ad esempio, vi tripla, ve li spara molto meglio. Questo è pensato per essere utilizzato principalmente in mobilità. E quindi, se lo utilizzate solo per i tripla, beh, tanto vale che utilizzate un computer più carrozzato. Cioè, è un dato di fatto, questo è tutto integrato. Quando si gioca per i tripla, qui spara aria come se non ci fosse un domani. Quindi
Quindi valutate bene per cosa lo volete utilizzare. Io ad oggi ho utilizzato da dentro casa, spaparanzato in poltrona o sul letto, e ovviamente la Dotstation collegata alla televisione. Quindi sta a voi. Io è la prima volta che ho potuto vedere l'USB-C, che in automatico da una porta sola vi dà tutte le porte Ethernet, HDMI, DisplayPort, altre porte USB, tutto con un colpo solo. Ed esistono moltissimi dockstation non ufficiali, fatti in modo diverso, e anche accessori non ufficiali che lo estendono. Esistono questi pezzi di ricambio, perché alcune revisioni non funzionano bene, si sfilano, altre cose. Lo compro adesso, ovviamente il problema non si pone perché oramai è in giro da un anno e quindi hanno corretto già tutti questi problemi. Però fatto sta che funziona. Io vi consiglio, quando dovete utilizzare gli applicativi, ad esempio con Proton App Qt, di farlo nell'ambiente desktop, perché si leggono meglio e potete trascinare la finestra, aprirne più di una, altrimenti qui vi farà vedere sulla sinistra un menu per passare da una finestra all'altra, anche se sono di applicativi diversi, e quindi può risultare scomodo per quello. Però una volta che voi avete configurato il videogioco lanciandolo anche da qui, il problema assolutamente non si pone più. Potete mettere qualunque applicativo presente sulla macchina come applicazione non Steam e vederla banalmente qui dentro. Quindi io vi invito a pensarci, perché se avete già un bel computer con Linux carrozzato, come ripeto, non vi serve. Vi serve se volete godervelo anche così su certi videogiochi, anche se secondo me certi videogiochi ci si diverte molto di più con gli amici, ovviamente su un monitor più grande, però può essere pratico ad esempio giocare a Castle Crasher su questo schermo perché è molto divertente. Questo è quello che vediamo ad esempio con l'applicazione di Keyloader: vi mette il badge di ProtonDB, è un plugin, e vi dice la compatibilità. Se ci premete, in automatico vi apre la pagina di ProtonDB. Questo è uno dei tanti plugin che potete installare, e da Keyloader ve lo mette nel menu di qua. Cioè, io ho installato ad esempio quello per avere le informazioni di Steam Grid, di avere quello delle animazioni, di aggiornare Flatpak direttamente di qui, da qui e così via. Ci sono altri applicativi che si possono installare che modificano, sì, c'è Cryo Utilities che serve a dopare un po' il sistema operativo, ad esempio abilita la swap per sfruttare di più la spazio nell'hard disk come RAM. Ma di per sé non c'è altro ad oggi che si può mettere per doparlo, perché non è altro, di solito questi applicativi pensati per fare prima a utilizzare l'interfaccia web, cioè hanno integrazioni specifiche per utilizzarle per i controller, ad esempio, oppure che hanno dei bei tastoni grandi in modo tale che col touchscreen ce la fai. Quindi io ho testato ad esempio Steam Tinker Launcher, se ci penso, con i trainer, e quindi li lancia e funzionano, anche se siamo su Linux e tutto il resto. Quindi si può veramente sbizzarre, dipende voi come giocate. Se vi volete aggiungere su Steam, mi trovate come MT90. Vi ricordo poi che c'è il podcast di Opinioni in Open Source, oramai in questo momento siamo al 107° episodio, che esce tutte le settimane il martedì, e ho anche lanciato il gruppo Telegram in cui commento le novità tecnologiche della settimana in ambito open source e così via, in italiano ovviamente. Una puntata che di solito la media è malapena 30 minuti, però cioè, quindi sapete anche come trovarvi. Vi invito a pensarci, ma di comprarlo eventualmente sul sito ufficiale, perché lo spedisce Steam proprio. Non di usare altri siti venditori, perché ci sono state già delle truffe su internet. Ma pensateci se vale la pena. Onestamente non ho visto la versione Embernic. Emudec funziona perfettamente. I giochi PSP che erano pensati per una cosa del genere sono spettacolari. Lo volevo provare anche per dei giochi della Wii e per Nintendo, e sono molto interessato a provare ad esempio Bayonetta 2, che per computer non è mai uscito ed esiste solo per Wii. In questo modo ci potrei Wii U, ci potrei giocare proprio, anche perché quello era pensato più o meno nel nostro sistema, con uno schermo al centro e controller. Quindi la scheda SD, in tanti prendono schede anche da 500 giga, da 1 tera, ci scaricano tutti i videogiochi, perché tanti prendono una versione meno costosa che dovrebbe stare sui 500, che ha soltanto una disk meno potente, c'ha solo 64 giga di spazio e un display diverso come tipologia, anche se la misura è la stessa. Quindi dopano così e ricordano di sfilarla quando si apre, perché sennò si spacca. Detto questo, io credo di aver detto tutto quello che c'era da dire. Vi posso dire che il feeling dei pulsanti, l'effetto è spettacolare, è bellissimo premerli. Questi dorsali è veramente spettacolare. Che vi dico, è bello da tenere ruvido al giusto punto giusto. Speravo che fosse meno pesante, ma secondo me non ci sono possibili scappi. È un computer vero e proprio. Se cercate su internet vedete anche proprio ad aperto. Ma è bello è che voi potete ripararlo. E secondo me adesso già si parla della versione 2, e secondo me è molto prematuro preoccuparsi della versione 2, perché questo diventerà vecchio
molto difficilmente. Cioè, stiamo parlando di un computer. Quindi i videogiochi, anche quelli vecchi, anche quelli nuovi, ci girano. Quindi è difficile che diventerà vecchio. A meno che, parliamo, fra 6 anni tu vuoi giocare sempre AAA e qui arranca un po'. Però stiamo parlando di un margine di tempo molto lungo. Quindi sta sempre a voi cosa ci volete giocare. E io sconsiglio di utilizzarlo per lavoro per questo motivo, perché è troppo piccolo lo schermo. Anche Firefox e gli altri applicativi desktop sono difficili da utilizzare su questo schermettino. Quindi ha senso solo su una DockStation. Però a quel punto, se avete una station e vi siete comprati questo, vale che vi fate un portatile. Cioè, qual è la differenza a quel punto? Che questo ci potete giocare, ma anche con il portatile. Però questo lo potete utilizzare spalanzato sul divano in modo più pratico con il controller. Quindi non lo consiglio per lavorare. Cioè, onestamente, a me piaceva, mi intrigava questa di poterci lavorare. Però per via di queste costrizioni, il fatto che io ho già un computer portatile con un AMD Ryzen e 32 giga di RAM, ho già un fisso con un Nvidia 3060, che senso c'ha? Tant'è che infatti il fisso io me lo metterò a casa, accanto alla televisione per giocare a Doom Eternal, per dire, questi giochi FPS che tanto utilizzo con mouse e tastiera pesanti, e questo per altre tipologie di videogiochi. Quindi valutate voi, sarà perché io non gliela faccio utilizzare i controller per gli sparatutto bisogni di mouse e tastiera, però ci ho provato, vi posso assicurare che ci ho perso del tempo, però tutte le mappature sono proprio io impedito, perché ci ho provato anche con l'Xbox e la PlayStation, non gliel'ho fatta proprio, non ci riesco. Quindi valutate bene se vale effettivamente la spesa. Quello che vi posso dire è che è veramente bello da tenere. Non è una cinesata, ecco. Anche se è prodotto in Cina e ve lo spediscono, nel caso dell'Europa, dall'Olanda. E potete ordinare sia la station ufficiale, ve la spediscono già con la custodia, che è bella tozza, possiamo dire, con un pannetto. Qui c'è poi questo spazio in cui potete metterci altre cose che non l'ho capito, onestamente. Qui c'è questa custodia in cui c'entra l'alimentatore e basta. Secondo me ci entra l'alimentatore. Però ecco, l'altra chicca mi stavo scordando, la DockStation è interessante perché se la prendete ufficiale Valve, ve la spediscono con un secondo alimentatore. Questo perché ha bisogno del suo, è innegabile, non ce la può fare quello del telefono. Quindi c'è chi se lo porta in viaggio, giustamente io ho strizza a portarmi una cosa che costa sui 700 euro in giro, che non sia portatile nella borsa. Già ho un po' strizza con il telefono quando vado in giro, che costa, quindi figuriamoci una cosa del genere che poi ti metti lì e ci giochi. Quindi sono tutte vostre valutazioni, fatele. Detto questo, io riesco finalmente a chiudere l'episodio e ci aggiorniamo alla prossima recensione di qualcosa, non lo so, al prossimo video, beh, dipenderà da come procedete per il podcast.